Oggi passiamo a un altro argomento che è stato oggetto dei miei studi per alcuni anni. Io ho detto che come scienziato sperimentale studiavo i potenziali elettrici nelle cellule nervose della retina. E studiavo in particolare le cellule nervose della retina che permettono, dal punto di vista neurofisiologico, le interazioni spaziali nella visione. La visione è un processo complesso e quello che è noto da molti anni, da secoli, da millenni, almeno ad alcuni studiosi, è che la visione di un oggetto del campo visivo non dipende soltanto dalle caratteristiche fisiche, luminosità dell'oggetto, ma dipende anche dall'intorno, dal background che circonda l'oggetto che noi vediamo. Un oggetto ci può apparire chiaro o scuro non perché è più luminoso o meno luminoso, ma perché è su un sottofondo attorno è diverso il background. Va bene, ora, proprio perché studiavo queste cellule, le cellule orizzontali, quelle su cui Kahle ha fatto, come ho detto, vari errori molto interessanti, mi sono interessato di fisiologia, di psicofisiologia visiva. Chi si interessa di psicofisiologia visiva vede il mondo in un modo un poco diverso dagli altri. Si rende conto che nella realtà ci sono degli aspetti che mostrano i meccanismi attraverso cui l'occhio, il cervello, ci danno una rappresentazione. Cioè, l'occhio e il cervello non ecco, voglio dire questo per farvi capire: la metafora dell'occhio come camera fotografica che riproduce il mondo in un'immagine come quella della fotografia è una metafora totalmente sbagliata. Non è assolutamente vero che l'occhio riproduce il mondo esterno come una macchina fotografica riproduce lo spazio visivo. Cerchiamo di capire cosa deve fare l'occhio e il cervello visivo. Devono interpretare la realtà per permettere la sopravvivenza dell'individuo. Allora, la metafora non è quella della macchina fotografica o della televisione, o i sistemi di trasmissione immagini. La metafora è quella dell'intelligenza artificiale, cioè quando noi vediamo un oggetto, non, il nostro sistema visivo non registra la luminosità, il colore in modo semplice, ma analizza la presenza di informazioni importanti per la nostra sopravvivenza. Chiaro? Un pochino? Ok. Allora, per far questo, allora, voi sapete quando comprate un telefonino, così, insomma, sentite parlare di gigabyte e così, e sapete, qualcuno di voi, nella trasmissione di informazione, le onde ad alta frequenza, gigahertz, si parla di giga, vuol dire miliardi di hertz, onde ad altissima frequenza. Ora, gli impulsi nervosi normalmente non superano i 100-200 impulsi per secondo, quindi sono dal punto di vista della trasmissione dell'informazione, i nervi sono molto primordiali, sono molto, non hanno una grandissima capacità di trasmissione dell'informazione. Eppure un bambino di 2 mesi riconosce la madre immediatamente. Un computer per riconoscere un viso di una donna,
da visi di altre donne, cioè ha bisogno di lavorare a megahertz per riconoscere rapidamente. Quindi c'è qualcosa di straordinario nel fatto che un sistema che non è molto, dal punto di vista fisico, molto, diciamo, ricco di potere, diciamo, di analisi e trasmissione dell'informazione, riesce in realtà a analizzare l'informazione in modo molto efficace. Va bene? Per far questo, il sistema visivo ha sviluppato dei meccanismi, il sistema visivo e tutti i sistemi sensoriali. Per farvi capire, mettiamo di immaginare un animale, una gazzella, gazzella si dice gazzella più o meno in spagnolo, che sta nella savana. Immaginiamo un leone. Il leone è il predatore, vede con i suoi occhi la gazzella e la riconosce, la insegue. E la gazzella vede il leone e fugge. Se l'occhio del leone o l'occhio della gazzella fossero dei misuratori, dei fotometri, dei misuratori di intensità luminosa o anche analizzatori del colore, tenete conto che se il leone vede la gazzella nella piena luce del giorno e poi la rivede al crepuscolo, la sera, la quantità di luce che viene emessa, diciamo, viene riflessa dalla pelle della gazzella o dalla pelle del leone è estremamente diversa. Eppure il leone riconosce la gazzella e la gazzella riconosce il leone. Quindi l'evoluzione ha fatto in modo di rendere il meccanismo efficace selezionando pochissima informazione, l'informazione essenziale e trasmettendo soltanto e analizzando soltanto l'informazione essenziale. Va bene? Ora, non è che vi voglio dire in modo anacronistico che Galileo aveva capito tutto questo, ma in qualche modo il fatto che Galileo, oltre a essere un grande fisico, ha iniziato gli studi del moto, è arrivato a definire la prima forma della legge di inerzia e ha fatto studi importanti in fisica, oltre a questo Galileo ha migliorato il telescopio, lo ha puntato sulla Luna, sulle stelle, sui pianeti e ha interpretato le immagini della Luna, di Giove, dei pianeti, di Venere e delle stelle in un modo tale che è riuscito diciamo, a operare una rivoluzione astronomica, confermando, l'ipotesi di Copernico e completamente capovolgendo, diciamo, la nostra rapporto con l'universo. Questo è stato in gran parte dovuto al fatto che Galileo aveva compreso che la visione è un processo complesso ed è evoluta, diciamo, Galileo non poteva usare questa parola, è anacronistico, però è evoluta non per la conoscenza, diciamo, filosofica del mondo, ma è evoluta per la sopravvivenza. E se uno vuole ottenere una conoscenza profonda del mondo, deve interpretare le immagini visive decodificandole, estraendo quello che è fondamentale e deve comprendere il processo visivo, altrimenti le immagini sono ambigue. È chiaro o no? Dal punto di vista linguistico. Allora, questa è un'immagine di Galileo, è derivata le due più importanti immagini di Galileo sono state dipinte da Justus Susterman, un artista olandese che ha lavorato a Firenze presso il Granduca di Toscana. Nell'enciclopedia i francesi difficilmente lodano gli altri, sono piuttosto sciovinisti, però nell'enciclopedia riconoscono che è all'Italia che si deve, diciamo, la nascita
delle scienze moderne e all'Italia, in particolare a Galileo. Allora, Galileo, sapete, non ha inventato il telescopio. Il telescopio non si sa bene dove sia stato inizialmente inventato. Quello che lui ha fatto, ha migliorato un telescopio, un piccolo telescopio olandese che era arrivato a Firenze, che veniva venduto a Firenze, lo ha acquistato, lo ha studiato, lo ha migliorato moltissimo, in gran parte utilizzando i vetrai di Murano, e Galileo aveva una grande capacità di lavoro tecnico, amava la tecnica. Una delle rivoluzioni che si ha in Galileo è una rivoluzione anche sociologica nell'approccio scientifico. Fino al 600, ma in parte anche oltre il 600, c'era una differenza tra il filosofo, cioè colui che conosce, colui che studia, e il meccanico, colui che fa le cose, il vil meccanico. E il filosofo non faceva le cose, perché le cose appartenevano a un livello sociale, diciamo, socioculturale, fare, che non era, diciamo, elevato abbastanza. È una distinzione che va fino alla cultura greca, fino ad Aristotele. Quindi il filosofo pensa e l'artigiano, il meccanico, lavora. Galileo assolutamente rompe questa tradizione, e uno dei brani più belli di Galileo, ha scritto diversi volumi. I due più importanti sono Il dialogo sopra i massimi sistemi del mondo e Il discorso su due nuove scienze. L'inizio del discorso sulle due nuove scienze è un elogio dei meccanici, è un elogio di quelli che fanno. In particolare è l'elogio di quelli che lavorano nell'arsenale di Venezia. Arsenale, capite cosa significa? Arsenale. Se guardando la salma. Dove si producono le navi, Allora, Galileo frequentava molto l'arsenale di Venezia e si rende conto della straordinaria capacità degli artigiani nel costruire una nave, nel costruire altri oggetti, e studia, impara da loro e fa un elogio straordinario anche dal punto di vista poetico. Comunque, andiamo avanti. Allora, io ho scritto appunto, insieme con un collega inglese, ho scritto un libro dopo che, leggendo Galileo per il piacere di leggere, mi sono reso conto della importanza della riflessione di Galileo nella visione e sui sensi. E Galileo, nel corso della sua vita, manifesta questo suo interesse. Quando da Padova, dove fa le più grandi scoperte, chiede di tornare a Firenze, Galileo era nato a Pisa, la città dove io vivo, ma faceva parte, diciamo, del Granducato di Toscana, quando chiede di tornare a Firenze, scrive una specie di lettera con un curriculum e dice quali sono i suoi progetti. Ha intenzione di scrivere varie opere, tra cui una De visu et coloribus, della visione dei colori, e un'altra De sonu et voce, e anche una sul suono. È interessato alla visione, è interessato al suono. Quindi ha un vero interesse. Poi questi libri non li scrive, in particolare non scrive sulla visione. Ma se uno analizza tutti i testi, le lettere di Galileo, può prendere tutto questo materiale e in qualche modo ricostituire questo testo che lui non ha scritto. E
il nostro libro è stato anche un tentativo di questo genere. Questi sono, aspettate, questi sono telescopi originali di Galileo, questa in particolare la lente rotta di uno di questi telescopi. Allora, all'epoca di Galileo ha fatto le sue ricerche, diciamo, quelle che lo hanno reso famoso, diciamo, immortale, soprattutto le osservazioni telescopiche le ha fatte soprattutto a Padova. Galileo era un giovane brillante studioso che stava a Pisa, ha studiato a Pisa, è nato a Pisa, e a Pisa ha cominciato a insegnare, ma era un irrequieto. Ci sono delle opere, tra le opere che scrive nella fase giovanile è una contro il portar toga. I professori della università medievale portavano la toga e lui scrive un'opera, in poesia, un'opera beffarda contro questa stile, è contro la conservazione, è un rivoluzionario, andava contro le idee di Aristotele, contro le idee e anche contro le imposizioni, diciamo, delle leggi dell'epoca. A Padova, arriva a Padova grazie al fatto che diciamo, scrive una lettera, risolve un problema matematico e un grande matematico dell'epoca, Guidobaldo del Monte, lo raccomanda come giovane brillantissimo a Padova e diventa professore di matematica all'Università di Padova, che insieme con l'Università di Bologna era una delle università più importanti del mondo. E lì a Padova ci sono, lui entra in rapporto con un ambiente molto ricco dal punto di vista intellettuale, ci sono degli studiosi che si interessano di vari aspetti, e in particolare ci sono degli anatomici che si interessano molto alla visione. Per esempio Fabrizio di Acquapendente, uno dei più grandi anatomici del Rinascimento, scrive delle opere di anatomia, e in queste opere di anatomia c'è uno studio sia dell'occhio che di altri sensi, tra cui il senso uditivo. Queste sono le immagini che dovevano, diciamo, che servivano per illustrare i libri di Fabrizio. Queste però sono le tavole, diciamo, fatte dal pittore, che sono servite di base per la pubblicazione, ma di cui si è perduta la traccia, e sono state riscoperte nel 1920 da un anatomico italiano. Sono le più belle tavole anatomiche di tutti i tempi. Un altro studioso era Giulio Casseri, che scrive varie opere che riguardano i sensi, dei viso, udito, organi di storia anatomica, vedete, immagini dell'occhio. Quindi c'era un notevole interesse per lo studio dei sensi e anche ad altri livelli. Ora interrompiamo un attimo e facciamo un piccolo corso di, diciamo, un po' da saltimbanco. Saltimbanco è una parola che è come un giocoliere, come qualcuno nella fiera che vuole meravigliare. Va bene, vediamo, poi dico che cosa vuol dire. Allora scusate. Guardate questa immagine. Come definite questa immagine? Cosa vedete? Un quadrato chiaro o scuro? Ecco, ora vi dico, non faccio imbrogli, se avessi una lavagna luminosa, proiettore antico, ve lo farei vedere, ma qui non faccio nessun imbroglio. Questa parte dell'immagine rimarrà uguale, cambierò questa parte. Cosa vedete in questa? Vedete un quadrato chiaro o scuro?
è lo stesso quadrato. Vedete, cambia veramente la nostra percezione. Cambia la percezione di questo semplicemente modificando. Avete, proviamo con un telefonino, aspettate un attimo. È una carta bianca, una carta bianca, un foglio bianco. Ecco, ok. Allora, se mi aiuta a tenere questa. Aspetta, una penna mi serve. Se. Vediamo un poco. Allora, non so se viene perché non è che sono... Ma dunque... Non viene la luce? Se mi serve la luce, sì, ora... ma è troppo... Allora, guardate... Vedete apparire un'ombra scura? Vedete? Allora ragionate un attimo. Quando io da questa situazione a questa situazione, quello che cambia è tutto tranne dove c'è l'ombra. L'ombra non, ora qui non arriva la luce e non arriva neppure ora. Ok? Quindi lì non c'è nessun cambio. Il cambio è solo qui. Però quello che voi... appare è che il cambio principale è qui. Vedete, qui è tutto uguale ora, ma qui ora è abbastanza chiaro, ma ora è scuro. Ma non è cambiato nulla, avete capito che lì non cambia la luce. Vi è chiaro questo? Allora, questa è una superficie illuminata dalla luce ambientale. Se io la illumino, vedete, diventa più luminosa, va bene? Se io metto questo, qui dovrei vedere come qui, vedete, qui dovrei vedere dove è scuro, è esattamente come era prima senza luce, va bene? Ma vedete che diventa molto più scuro, va bene? Quindi anche questo è una dimostrazione che il nostro, l'apparire chiaro e scuro non è una espressione della luminosità fisica. La luminosità fisica... facciamo così, no, ci vorrebbe una piccola penna, una, ecco, facciamo così, facciamo così, mi può tenere questo un attimo, ok, ecco, venga qui, no, devi venire, ecco, meglio qui, meglio di qua, ecco, allora, io faccio un disegno di questa parte, no, una cosa che scrive più facile, questa è una penna troppo da professore. No, una così sottile. Allora, per favore. Allora. Non è molto buona, ma insomma. Allora, prenda questo, per favore. Allora, guardate, l'ho disegnata male, ma quella punto lì, diciamo, si sposti un attimo, questa zona qui, ora riceve la luce dell'ambiente. Poi, vedete, riceve la stessa luce di prima, perché questa luce arriva di qua, ma non arriva qui. Quindi, l'unica cosa che non cambia, quando io faccio così, è questa zona. Ma è quella che, di cui cambia maggiormente la visione. Va bene? È chiaro? Ok. Ah, gracias. Gracias. Ok, gracias. Allora, meccanismi di questo genere fanno sì che il leone vede la gazzella e la riconosce, sia che c'è molto sole, sia che c'è pochissimo sole. E questo fa sì che se io leggo un libro e c'è molto sole, molta luce, e poi la luce diminuisce, io vedo sempre lettere nere sul fondo della pagina bianca, ma se io prendessi un fotometro e misurassi la luminosità delle lettere nere, potrebbe essere che quando c'è molto sole sono più luminose della parte bianca della pagina quando c'è poca luce, eppure continuano ad apparire nere. Va bene. Ora vi faccio un altro gioco che ha a che fare col...
con un aspetto fondamentale della visione. Cioè, quando io riconosco, per esempio, una persona, quel vostro compagno che sta lì, in realtà il mio occhio analizza soltanto le parti, per esempio, del viso, soltanto il naso, gli occhi, e non trasmette in modo, trasmette con poca, diciamo, importanza, con minore numero, diciamo, di quantità di informazione, la fronte, i capelli, le zone uniformi. Il nostro occhio è fatto per analizzare i contorni. Il nostro occhio trasmette con molta importanza questa parte e questa parte non dà quasi nessuna importanza, perché i contorni, le variazioni, sono ricche di contenuto informativo. Va bene? Va bene? E per trasmetterle, per analizzare, utilizza degli algoritmi particolari che il fisiologo della visione conosce e li può utilizzare per ingannare la visione. Allora, guardate questa immagine. Come la definite? Penso che vedete una parte chiara e una parte scura, vero? Ecco, ora, potrei farlo anche con la carta, ma ormai abbiamo tutti i proiettori. Ora metterò un contorno che copre questa parte. Tutto il resto rimane uguale. Guardate cosa accade. Vedete che non c'è differenza tra l'interno e l'esterno. Non c'è nessuna differenza tra l'interno e l'esterno. È solo che chi ha disegnato questa immagine è uno psicologo della visione, conosce i meccanismi che permettono di analizzare i contorni. E li ha, diciamo, utilizzati per ingannare la visione. Vedete? Vedete la differenza? La differenza scompare. Va bene? Questo è l'effetto Comsuit. Questa invece è l'illusione visiva più comune, cioè tutto è illusione per un fisiologo della visione. Mi dispiace che qui c'è luminosità diffusa, ma se voi appena viene un po' di sole, passate per la strada, vedete il fenomeno visivo più comune. Chi poi l'ha studiato, io non l'ho proprio studiato personalmente, però ho iniziato la mia diciamo, carriera di fisiologo. Insieme con una persona straordinaria che si chiamava Adriana Florentini, morta 2 anni fa, una signora, che era la più grande esperta di questo fenomeno. Le bande di Mach. Le bande di Mach sono un fenomeno visivo studiato da Ernst Mach. Ernst Mach è stato un grande fisico, un grande fisiologo, un grande epistemologo. Un grande ha studiato i meccanismi della conoscenza, della sensazione, e nel 1868 ha scoperto un fenomeno particolare, l'ha scoperto per caso, in cui si manifesta chiaramente che quello che vediamo non è una semplice, diciamo, rappresentazione fisiologica, nervosa, della realtà. Le bande di Mach sono questo fenomeno. Guardate qui, queste sono foto che io ho fatto a Pisa, vicino alla mia casa. È il sole, vedete, questa è un'ombra, questa è una parte luminosa. Ora, se voi guardate, facciamo così, aspettate. Guardate, no, fa luce? No, non c'è luce. Perché? No, ecco, scaricato. No, no, allora, vedete qui, questa parte qui sembra una linea scura. Vi sembra di vedere una linea scura qui? Qui è, diciamo,
una superficie uniforme. Qui sembra di vedere una linea più scura di qua. Vi appare o no? Qui è chiaro, qui in una parte che dipende dalle persone, appare più chiaro che qui. Una no. Penombra? C'è una penombra, ma qui? Allora, ecco, questa è la diciamo, la registrazione della visione. Di qui è appare una visione, diciamo, di chiaro, ma qui si vede un po' più chiaro. Poi si vede un diminuire della chiarezza, ma qui si vede un punto più scuro, una banda più scura e poi una parte uniforme. Questo era diciamo, il grafico della percezione. Questo fenomeno per cui in una gradiente di... Purtroppo qui c'è troppo... qui si vede, ma è molto... si vede pochissimo perché ci vuole una luce più... ci vuole un'ombra più forte. Qui si vede una banda di Mach, però no, non è molto evidente. Ecco, la stessa cosa, questa è una delle piazze, diciamo, più importanti di Pisa, dove si raccolgono gli studenti. Guardate, qui se guardate, a questo punto io vedo una linea più scura e a questo punto vedo una linea più chiara, leggermente più chiara. Sono fenomeni che nella realtà possono essere abbastanza forti. E se si va a misurare con un fotometro, si vede che la luminosità varia in questo modo. Ma se si va a misurare la percezione, si vede che dal chiaro si passa al più chiaro, poi il gradiente, poi molto scuro e poi... Questo è una... Questo fenomeno è, diciamo, su questa base Ernest Mach ha ipotizzato nel 1868, mi pare, che la visione si serve di un meccanismo in cui un recettore, diciamo, in cui il quale viene eccitato dalla luce che lo colpisce e viene inibito dalla luce che colpisce la parte periferica. Cioè questo recettore ha la curva di, diciamo, di sensibilità di questo recettore è così. Esattamente nel 1952, quando per la prima volta sono state registrate l'attività delle cellule ganglionari della retina, che sono le cellule che portano gli impulsi verso il cervello, si è visto che le cellule si eccitavano quando si illuminava la parte centrale e si inibivano quando si illuminava la parte periferica. Poi ce n'era un tipo che si inibiva quando si illuminava la parte centrale e si eccitava. Quando io ho cominciato i miei studi sulla retina, un gruppo della National Institute of Health a Baltimora, nel Maryland, guidato da un italiano di origine ebraica, Michelangelo Fortes, ha dimostrato che questo meccanismo non è soltanto nelle cellule ganglionari. Allora, le cellule ganglionari, la retina, avevate visto l'immagine di Cal, allora, ci sono i coni, i bastoncelli, poi ci sono le cellule bipolari, poi ci sono le cellule ganglionari che formano il nervo ottico e poi qui ci sono le cellule orizzontali, va bene? Allora, che si connettono tra di loro, ma le cellule orizzontali si connettono anche con i coni e con i bastoncelli. Ebbene, nel 1971, Baylor, Fortes e O'Brien dimostrano che il cono risponde in un certo modo alla illuminazione centrale, risponde con una risposta di questo tipo, quando viene illuminato il centro
E quando viene illuminata la periferia, risponde così. Questo meccanismo inizia proprio all'inizio della... Quindi è un meccanismo importante, subito questo meccanismo fa sì che noi vediamo meglio una linea chiara oscura circondata da bianco che una superficie chiara. Va bene? E lo fa subito perché subito si deve eliminare l'informazione di poca importanza. Va bene? E questo meccanismo io l'ho studiato personalmente, oltre ad avere questo aspetto spaziale, ha anche un aspetto cromatico. Cioè, ci sono i fotorecettori sono di tre tipi, quelli più sensibili al rosso, quelli al verde e quelli al blu. E questo meccanismo funziona in modo particolare con codificazione cromatica e quindi permette un'analisi spaziale e cromatica molto avanzata già nella prima stazione del sistema visivo. E questo, diciamo, negli anni in cui ho iniziato i miei studi, era chiaro, tutti gli studiosi, non solo quelli di psicofisica, ma anche quelli di che registravano le cellule, avevano come ideologia di interpretazione il fatto che nella retina e nel sistema visivo la cosa più importante non è la trasmissione, diciamo, cosiddetta verticale dell'informazione, ma è l'interazione laterale. Va bene? Questi studi hanno stimolato la machine vision, l'intelligenza artificiale. Inizialmente i studi di intelligenza artificiale e di visione automatica si sono basati sugli studi di fisiologia. I laser printer, le stampanti laser, hanno il meccanismo di resolution enhancement. Siccome quando si va a stampare una linea netta, il sistema produce sempre, diciamo, non una variazione precisa, ma tende a produrre proprio per imperfezioni, diciamo, fisiche, tende a produrre una immagine così. Allora, loro usano un meccanismo per cui, invece di inviare un messaggio di questo genere, inviano un messaggio. E così alla fine il risultato è più fedele, capito? Esattamente utilizzando i meccanismi simili a quelli utilizzati. Andiamo avanti a fare un'altra delle cose particolari. Questa è veramente quando ho iniziato a studiare i primi esperimenti. Tra l'altro, questa è una curva che ho generato io. Sono esperimenti di vari studiosi. Un'altra delle cose che è apparsa è che noi non vediamo assolutamente nulla quando osserviamo una superficie uniforme. Che è difficile perché pensarlo, perché ci sembra di vedere. Ma negli anni in cui ho iniziato a lavorare a Pisa, si utilizzavano, era gli anni in cui il metodo, diciamo, di studio per analizzare la visione era quello di generare delle sinusoidi spaziali. Cioè, sapete che cos'è la sinusoide? Se avete studiato fisica, le sinusoidi sono appunto variazioni di un certo tipo, che possono essere sinusoidi temporali come nel suono, possono essere di vario tipo, che sono importanti per una delle più grandi tecniche matematico-fisiche di tutti i tempi, che è l'analisi di Fourier, che ha straordinarie applicazioni. Fourier era uno degli scienziati che è andato con Napoleone alla spedizione d'Egitto e poi è diventato prefetto di Napoleone, ma era un grandissimo scienziato. Allora, in quegli anni
Le onde di Fourier erano utilizzate, per esempio, per l'analisi delle caratteristiche dei sistemi acustici. Per esempio, gli apparati hi-fi acustici venivano analizzati con onde sinusoidali, si vedeva se la trasmissione era precisa, si venivano attenuate. Ma da quello si è passata alla visione. E allora si generavano delle onde di questo tipo. Questa è con bassa frequenza, questa frequenza media, questa frequenza alta, e si variava il contrasto, cioè più chiaro o meno più chiaro, e finché uno diceva non vedo più, va bene? È stato fatto nell'uomo e questa è la curva dell'uomo. Noi vediamo meglio le immagini in cui queste onde ce ne sono circa 3 da 3 a 5 in un grado di angolo visivo. Gli astronomi sanno che un grado di angolo visivo è il dito messo alla distanza del braccio. Quando qui ce ne sono 3 cicli, quello è il meglio che noi vediamo. Vediamo meno bene quelle più larghe e vediamo meno bene quelle. Dopo aver fatto questi esperimenti, gli studiosi hanno utilizzato queste stesse onde per provocare dei segnali elettrici nella corteccia cerebrale, e questi punti qui sono ottenuti con questo metodo dei potenziali evocati. Vedete, quando vediamo bene, si generano potenziali apprezzabili, e i potenziali si generano meglio proprio con le onde che vediamo meglio. Per analogia, si è pensato che la stessa cosa è accadeva negli animali. Per esempio, io ho studiato il gatto, e il gatto vede molto, vede più meglio queste onde a bassa frequenza e molto meno le onde ad alta frequenza. Vedete, il massimo del gatto è quando noi vediamo poco, e quando noi vediamo al massimo il gatto vede molto poco. Questi sono gli uccelli, il falco che invece ha una capacità di vedere onde molto strette. Vabbè. Ma cosa vuol dire questo? Che se io ho davanti a me un'onda di quel tipo e la metto molto poco contrasto, allora se la allargo quest'onda non la vedo più perché diventa a frequenza più bassa. E ora facciamo questo esperimento, che è quello che abbiamo fatto prima. Allora, chi non ha fatto l'esperimento prima, per esempio lei, si può alzare per favore? Può andare lì. Se lei si muove così lui si può muovere. Si metta qui. Allora. Ecco. No, no, stia là. Stia, no, no, lì, lì, lì. Ok, per il momento lì. Aspettate. Vede qualcosa lì? Appena appena, poco poco. Vede delle linee. Okay. Allora, venga a vederle meglio. Va più vicino, più vicino. Più vicino, più vicino, più vicino. Più vicino. Le vede? Le vede? Non le vede più, no? Vada di là e le rivede. In questo modo non abbiamo cambiato la frequenza sullo schermo, ma cambia la frequenza sull'occhio, perché l'angolo visivo. Se volete farlo a altri di voi, qualcun altro vuole farlo? Avvicinandosi non le vedete più. E questo è controintuitivo. Cioè, noi siamo abituati che se una cosa non vediamo la guardiamo da vicino. Ma è perché, e la ragione è che le frequenze molto basse non hanno contenuto informativo, perché sono variazioni, diciamo, non sono dettagli, non sono contorni precisi, ma sono variazioni molto ampie, diciamo, che non servono, la cui percezione non è molto importante per la nostra sopravvivenza. Chiaro? Volete fare qualcun altro la prova? No? Lei vuole fare la prova? Venga, dai, forza! Le ragazze devono essere uguali ai ragazzi, forza! Se no non conquistate, se no non conquistate il potere! Allora,
Allora, vede delle linee. Ok. Si avvicini. E ora non la vede più. Se la muove gli occhi potrebbe vederla, eh? Se muove gli occhi la vede. Però se colloca lo sopra. Ah sì, ma se muove gli occhi la vede, un pochino, guardi, muove, no, così, muove gli occhi così. Lo vede un po'. Perché il meccanismo della visione del movimento ha una curva diversa. Vede più largo. Va bene. E ora andiamo a un esperimento un po' più difficile. Questo richiede, allora, chi lo vuole fare? Qui si deve sedere qui. Allora, dunque, io vi dico che, dunque, gli aspetti più importanti per la sopravvivenza nella visione sono i dettagli spaziali e il movimento. Immaginate, non so se, io non sono un cacciatore, non mi piace andare a caccia, però vado molto nel bosco e nel bosco uno sa che vede un animale quando vede un movimento. E il movimento, cioè gli animali stanno fermi quando non voglio farsi vedere. Ci sono degli animali che hanno la reazione di ipnosi, cioè si immobilizzano completamente per non farsi vedere. Un oggetto completamente immobile diventa invisibile. Ora, uno dice, non è vero, io guardo lì, è sempre uguale. Ma questo è dovuto, il fatto che non accade, è dovuto al fatto che proprio perché questo non accada, il nostro sistema visivo ha sviluppato dei movimenti ritmici di frequenza circa 80 Hz, 80 movimenti al secondo, che si chiamano micronistagmo, che impediscono il fatto che l'immagine sulla retina rimanga immobile, anche quando noi teniamo gli occhi fermi, va bene? Ma se questo micronistagmo sono movimenti molto piccoli, per cui se noi mettiamo un'immagine che non ha variazioni improvvise, ma ha variazioni molto dolci, molto tenui, e guardiamo fissa questa immagine, dopo pochi secondi, 30 secondi, scompare la differenza. Allora, chi vuole, chi non l'ha fatto, lei può venire qui. Allora, le faccio vedere come si deve fare. Allora, lei si deve mettere qui, è meglio fare con un occhio solo, ma deve tenere, si mantiene in modo che l'occhio più fermo possibile, anche la testa deve stare immobile. Se questo, dopo un po', se riesce a farlo, non è sicuro che riesce, vedrà che, è meglio che si metta, vedrà che lì è tutto uniforme, però deve fare lo sforzo di tenere fermi, si copra un occhio e poi così che si deve reggere la testa, allora, si regge la testa, un occhio e la testa. Una pezza, ma anche questa mano per reggersi. No, deve stare immobile. Ok. Non muovere. E se scompare, muova l'occhio e vedrà che ricompare. Sì. Ok. Lo vuole fare qualcun altro? La vista è scuro? Sì, sì, la metà, diventa tutto uniforme. Sì, tutto è scuro. Sì, tutto è scuro. Questo è perché i piccoli movimenti dell'occhio, che sono involontari, non fanno variare la luce sui fotorecettori in modo importante, perché questa transizione è molto... Da tenere presente che io non la vedo da qui, se viene qui non la vede più. Anche con gli occhi in movimento. Venga qui, vicino, vicino, perché è troppo... Guarda. Se va tanto vicino non vede più nulla, non la vede affatto. Perché è talmente spazialmente. Non si vede più di là. Perché anche i movimenti grandi se non fanno. Ok, bene, grazie. Allora, uno può dire, ma io non ci credo a questa cosa. Perché. Non è vero che le cose immobili
non si vedono. Ma in realtà ci sono delle cose immobili nel nostro occhio. Allora, non so se voi conoscete l'anatomia dell'occhio. Allora, nell'occhio, vabbè, questa è la cornea, sì. Qui è la retina, e qui sono i fotorecettori, qui le cellule ganglionari, ok? E qui ci sono i vasi retinici, le arterie e le vene della retina. Quindi quando la luce entra nell'occhio, proietta sulla retina l'ombra dei vasi retinici. Ma voi la vedete l'ombra dei vostri vasi retinici? No. E io vi dico che questo accade perché l'ombra dei vasi retinici è un'immagine immobile, totalmente immobile. Allora, i fisiologi hanno prodotto immagini totalmente immobili con un sistema basato su delle lenti a contatto con degli specchi. Un oggetto, uno specchio sull'occhio, l'immagine viene riflessa, come si muove l'occhio? Si muove l'immagine, dopo pochi secondi l'immagine scompare. Ma questo è un esperimento molto complesso da fare. Ma questo è un esperimento della natura. Noi abbiamo sui nostri occhi, nei nostri occhi, l'ombra dei vasi retinici e non la vediamo. L'ombra dei vasi retinici è questa. Cioè, vi faccio vedere com'è il nostro occhio. Questa è l'immagine di un occhio con l'oftalmoscopio. Questo è il punto del nervo ottico. Questa è la fovea, il punto dove noi vediamo meglio. Vedete i vasi retinici? Questi sono, la luce li incontra prima di arrivare. Quindi l'ombra, vedete? E il primo a vedere i vasi retinici del proprio occhio è stato Johann Evangeliste Purkinje. Purkinje è un nome che i biologi conoscono perché ci sono le cellule di Purkinje, l'effetto Purkinje, ci sono le cellule di Purkinje nel cuore, nel cervelletto, le ha studiate molto Cahal. Allora, ora qui purtroppo se avevamo una luce, proviamo con la luce del telefono, aspettate, quella che avevo, questa qui non credo che sia completamente... Aspettate. Allora, voi dite, questo io non ci credo, allora io vi faccio la prova inversa. Faccio muovere le ombre dei non la cerco, Allora, bene, si deve mettere qui. Allora, venga qui, si metta di profilo. Allora, deve tenere gli occhi al massimo aperti e deve guardare verso, con la testa ferma deve guardare lì. Io devo illuminarla in modo, no, gli occhi deve girare verso lì. Ah, già l'avevo. Ma la testa no, e tenga gli occhi aperti. Oh, ok. A un certo punto dovrebbe vedere delle immagini simili a quelle, delle ramificazioni. Ma mandami... Tu le vuoi? Aquí... Come se l'ha? Sombrita, sì. Tu l'hai visto? Sì, a questo. Allora, la ragione è che, come so, essendo spesse, no, essendo spesse, se io muovo l'immagine si muove un po' l'ombra. Qualcun altro vuole fare questa prova? Voglio provare sul mio occhio con la... Aspettate, provo sul mio occhio con la luce del telefono. Si farebbe molto bene se fossimo all'oscuro. Allora all'oscuro sarebbe molto... Proviamo, Questo è... io quando faccio questo esperimento vedo anche... Ah, sì, si vede benissimo. Venite un altro.
Venite un altro, per favore. Allora, togliere gli occhiali. Allora, l'occhio più aperto, così entra più luce, però non deve entrare... Allora, io tengo la testa ferma, occhio aperto, guarda verso lì, ok? Okay. Questo esperimento è stato fatto la mia volta da Purkinje, è stato ripetuto da grandi scienziati, al quale Helmholtz, e uno scienziato tedesco, che si chiama Müller, è riuscito su questa... dal movimento, misurando il movimento, è riuscito a stabilire a che distanza dai vessi retinici si trovano le cellule fotorecettrici. Perché ovviamente se qui, diciamo, è la superficie fotorecettrice e i vasi sono lontani, si muove molto, ma se i vasi sono più vicini si muove poco. Studiando il movimento muovendo una lampada davanti agli occhi, è riuscito a stabilire che, perché c'era la discussione se erano i coni a bastoncelli, se erano cellule ganglionari, e lui ha stabilito. Ok, ora credo che torniamo a Galileo. Come vedete, i telefonini servono anche per fare cose serie. I cellulari possono servire anche per la scienza, non solo per giocare Facebook. Allora, ecco. Comunque l'esperimento fondamentale che ci interessa per Galileo, l'effetto che ci interessa di più per Galileo è questo. Quello per le descrizioni che vi farò ora. Il fatto che un oggetto appare chiaro e scuro a seconda del background, dell'intorno. Allora. Galileo, Copernico, Keplero, i grandi riformatori, diciamo, della cosmologia, hanno davanti a loro una concezione che dura da millenni, che è basata sul fatto che al centro dell'universo c'è la Terra e il Sole e gli altri corpi celesti ruotano attorno alla Terra. Un altro aspetto di questa concezione è che c'è una differenza essenziale tra la Terra e il cielo. La Terra è il luogo della mutazione, della nascita, della crescita, della morte, delle trasformazioni, mentre il mondo celeste è immobile. Cioè il movimento è immobile nel senso di è inalterabile, impassibile, non si modifica. C'è un movimento, ma è il movimento circolare, che è un movimento che è sì un movimento, ma tutto si mantiene, ritorna nello stesso modo. E questa differenza è dalla Luna in su. La Luna è parte del mondo celeste. Il mondo, dalla Terra fino alla Luna, è il mondo elementare. Elementare non vuol dire semplice, fatto di elementi. Gli elementi sono l'acqua, l'aria, il fuoco e la? E la Terra. La terra. E dalla interazione di questi elementi viene la trasformazione, la mutazione, la crescita, lo sviluppo. Un'altra cosa è che la Luna, il Sole, i pianeti, ruotano perché sono inglobati da sfere cristalline. Non sono corpi vaganti, ma c'è una sfera di cristallo nella quale sono incastonati, sono inseriti, la sfera ruota e loro ruotano. Ci sono tutti i pianeti e infine c'è una sfera più lontana in cui sono incastonate le stelle, che si chiamano stelle fisse, perché mentre i pianeti si vedono, la Luna, il Sole, Venere, si vedono muovere nel cielo,
rispetto, le stelle tra di loro mantengono sempre la stessa posizione, mentre gli altri, la Luna in particolare, si muove rispetto alla... Si pensa che le stelle sono incastonate in una sfera, l'ultima sfera. E le sfere e i pianeti e le stelle sono fatte di una quinta essenza, l'etere. La parola quintessenza, credo che in senso esista anche in spagnolo, la quintessenza, l'essenza più profonda di una qualcosa, e fa riferimento a questo tipo di ragionamento. Allora, i corpi celesti sono immutabili, impassibili, impassibili cioè non soffrono alterazione, e inoltre sono perfetti. La sfericità è la forma della perfezione. E la loro superficie è totalmente regolare. È completamente regolare. Altra cosa, questa quintessenza è come un cristallo e riflette la luce. Invece la Terra, che è formata di elementi, non riflette la luce. Allora, quando Galileo guarda la Luna, vede montagne, crateri, e questo è contro la cosmologia antica. Ma i difensori della cosmologia antica dicono che quelle non sono montagne e crateri, ma la superficie è regolare, sono come in una madreperla, in una pietra preziosa, che si vedono variazioni interne, ma la superficie, cioè c'è uno sforzo da parte dei cosmologi tradizionali, in particolare della Chiesa, dei gesuiti, di mantenere davanti a osservazioni in contrasto, di mantenere l'antica concezione. Ora, i gesuiti sono studiosi bravi, i collegi gesuitici sono i maggiori centri di studio nel Seicento, e ci sono gesuiti che sono dei grandi scienziati. Tra questi, uno scienziato gesuita molto importante è Christoph Scheiner, un gesuita tedesco, il quale quasi contemporaneamente a Galileo scopre il fatto che sul Sole ci sono delle macchie, delle macchie, non solo che ci sono le macchie, ma che queste macchie si muovono, cambiano. La presenza di il Sole, l'oggetto più perfetto del mondo, la presenza di una macchia, e in più di una macchia che cambia, è totalmente in contrasto con la cosmologia tradizionale. Allora, Christoph Scheiner, che pure le ha osservate queste macchie, per dire che queste non vanno contro la cosmologia tradizionale, assume che attorno al Sole ci sono una miriade di pianeti che ruotano, e sono moltissimi. Quando un gruppo di pianeti si trova vicino, allora forma una macchia, ma la macchia non è sul Sole, non è una macchia, è soltanto un aggregato di pianeti che impedisce. Galileo invece ha una visione, Galileo non crede alla perfezione del Sole, crede che il Sole, come tutti i corpi del mondo, sia mutabile, e scatena una polemica tra Christoph Scheiner e Galileo. Una polemica che si basa su varie pubblicazioni. Questa è la prima pubblicazione di Christoph Scheiner. Allora, in questa prima pubblicazione Scheiner dice: ammettere la presenza sul corpo del Sole, che è un corpo brillantissimo, di macchie nere, nerissime, molto più di quanto sia la luce, ci siano sulla Luna, a parte una certa macchia piccola, mi è sempre sembrato inconveniente,
E penso che non sarà mai probabile ammettere, non sarà mai, diciamo, dimostrabile una cosa di questo genere. Cioè, lui non crede alla presenza di macchie scure sulla superficie, macchie molto scure. Galileo dimostrerà con metodi, diciamo, di geometria prospettica che le macchie sono proprio sul Sole e non sono, sono sulla superficie del Sole e non sono attorno al Sole, ma la cosa più, e questo diciamo è astronomia, diciamo, ma qui la cosa che mi interessa di più discute un altro aspetto e dice non è vero che queste macchie scure sono scure, in realtà sono chiare, sono più chiare della parte chiara della Luna. Cioè, Scheiner dice macchie scure sulla superficie del Sole più scure di quelle che sono nella Luna. Io non lo ammetterò mai. Galileo dice queste macchie non sono scure, sono più chiare della parte chiara della Luna. Il che sembra. E il problema è che Galileo sa, come sappiamo, come sanno i fisiologi moderni, ma non lo sanno solo i fisiologi moderni, lo sapevano anche i pittori del Rinascimento, lo sapeva anche Leonardo, lo scrive. Se volete fare qualcosa apparire brillante, fatelo intorno scuro. Ma lo sapeva, lo sapevano anche gli ottici arabi, che per far apparire qualcosa, qualcosa appariva scuro se era circondato dal chiaro e viceversa. Allora, il problema è che se si vuole fare un confronto tra due oggetti, bisogna metterli nella stessa condizione. Cioè, tutti con lo stesso background. È chiaro questo? Ora però, il problema è che bisognerebbe mettere le macchie del Sole e la Luna sullo stesso background. Ma questo è impossibile, perché quando la Luna si trova vicino, illuminata dal Sole, non si vede. E allora Galileo fa un esperimento mentale. Il grande specialista di esperimenti mentali è Einstein, Gedanken Experiment. Einstein ha fatto grandi scoperte, le ha fatte, le ha illustrate con esperimenti mentali, quello del treno, quello dell'ascensore, sono esperimenti. Questo è un esperimento mentale. Allora, bisogna fare una riflessione che permette, diciamo, di confrontare le macchie del Sole con la luminosità della Luna come se fossero nello stesso background. Allora, nel cielo il corpo più brillante ancora della Luna è Venere, è il pianeta Venere, è la stella della sera molto brillante che si vede. Allora, Venere, che è il corpo celeste più brillante dopo il Sole e prima della Luna, quando si avvicina al Sole non la vediamo più. Questo significa che Venere è meno luminosa dell'atmosfera che circonda il Sole, va bene? La Luna, che è meno brillante di Venere, non sarebbe visibile se la si potesse rimirare in prossimità del Sole, cioè quando fosse situata nel campo luminoso attorno al Sole. Allora, Venere, la Luna, Venere è più luminosa della Luna, ma Venere è meno luminosa dell'atmosfera del Sole, va bene? Quindi la Luna, se Venere non si vede nell'atmosfera del Sole, non si vedrebbe la Luna. Ma l'atmosfera del Sole è molto luminosa dunque, però l'atmosfera, vediamo un po', aspettate. Ma quando guardiamo il Sole, il campo luminoso che lo circonda ci appare oscuro e le macchie solari ci appaiono molto più luminose di questo campo luminoso circumsolare. Aspettate, vi faccio vedere che cosa voglio dire. Ma quando noi guardiamo il Sole non si può guardare all'occhio nudo. Si deve mettere un filtro o si deve coprire, perché il Sole brucierebbe i nostri occhi. In realtà, quando noi guardiamo con un filtro il Sole,
l'atmosfera che lo circonda è molto scura. Vedete? E le macchie solari sono molto più chiare dell'atmosfera solare. Cioè, Scheiner pensava che le macchie fossero molto scure perché ovviamente le osservava con un filtro e le vedeva scure, più scure del Sole, ma non rifletteva che erano molto più chiare dell'atmosfera. Ma questa atmosfera, se la si potesse guardare a occhio nudo, sarebbe luminosissima. Vedete? Quindi la Luna è meno luminosa di Venere. Venere non si vedrebbe messa qui, ma Venere non si vedrebbe in queste condizioni, ma le macchie solari sono più luminose della atmosfera del Sole, la quale è più luminosa di Venere, la quale è più luminosa della Luna. Quindi le macchie solari sono più luminose della parte luminosa della Luna. E nonostante che a vederle sembrano scure. Va bene? Vedete che Galileo ha decodificato, ha destrutturato un'immagine che fa vedere scuro. L'apparenza scura è soltanto perché sono su un fondo estremamente luminoso. È chiaro? Avete qualche domanda? Prendo un po' di caffè. No, non fa nulla. Allora, un altro problema fondamentale che riguarda la differenza essenziale che esisterebbe tra la Terra e il mondo celeste riguarda la riflessione luminosa. Allora, una delle grandi trasformazioni, rivoluzioni di Galileo è mostrare che le leggi della fisica che si applicano alla Terra si applicano anche al cielo. Cioè i corpi celesti sono soggetti alle stesse leggi fisiche dei corpi terrestri, mentre per la cosmologia di Aristotele e di Tolomeo le leggi della fisica del mondo celeste erano totalmente diverse dalle leggi della fisica del mondo terrestre. Nel mondo terrestre il movimento è un movimento accelerato, è un movimento, mentre il mondo può essere lineare, può essere, mentre nel mondo celeste esiste solo il movimento circolare. Questa dal punto di vista fisico, dal punto di vista della fisica, della luce, della visione, secondo la cosmologia tradizionale, una differenza fondamentale. Il mondo celeste è costituito da corpi che sono come diamanti, l'etere, e quindi riflettono la luce, mentre il mondo terrestre è un mondo che non riflette la luce. Galileo mostra e dice, per esempio, la Luna è così brillante nel cielo perché è fatta di questo materiale perfetto che riflette la luce come uno specchio, come un diamante. Galileo mostra che se la Luna fosse un diamante, fosse come un diamante, in qualche modo non rifletterebbe la luce, cioè non sarebbe luminosa. Il che è contrario a un diamante, è una cosa luminosa. Ma se la Luna fosse un corpo celeste fatto come un vetro, un diamante, noi non la vedremmo. Allora, uno degli aspetti che si scopre, studiando Galileo, ma studiando tutta la scienza, è che la scienza è in genere, i grandi risultati della scienza sono controintuitivi. Vanno contro il senso comune. Newton fa l'esperimento del prisma, no? E mostra che la luce bianca è fatta di tanti colori. Galileo mostra che la penna di un'ave cade con lo stesso movimento di un globo di piombo.
soltanto per accidenti, per motivi secondari, cade più lentamente, ma nel vuoto cadrebbero con la stessa. Questo è completamente controintuitivo. E tutto è, tutta la scienza, la grande scienza, che un corpo messo in movimento rimanga in movimento per sempre. La legge dell'inerzia. E anche questo è controintuitivo. Noi sappiamo che i corpi si muovono soltanto se c'è una forza che li muove. Questo è il senso comune. E tutta la grande scienza è controintuitiva. Allora, il problema del fatto che diciamo la luna è splendente perché è un corpo perfetto, fatto di questo diamante, l'etere o di aspro, questo materiale perfetto e della superficie, viene affrontato, ora non vi posso leggere, questi sono passaggi molto belli, tra l'altro Galileo scrive in italiano bellissimo. Secondo Italo Calvino, un grande scrittore italiano morto nel 1936, Galileo era il più grande scrittore della lingua italiana, cioè non era il più grande scienziato italiano, ma era il più grande scrittore della lingua italiana. E uno che legge Galileo condivide questa cosa. Ci sono pochi che leggono Galileo. Allora, queste pagine ve le riassumo. Allora, Galileo dice che la ragione per cui la luna ci appare brillante è il fatto che noi la vediamo illuminata dal sole quando il sole illumina solo la luna e il cielo è scuro e la terra è scura. È come accade se un grande palazzo viene una montagna e la parte superiore riceve i raggi del sole al tramonto e noi siamo all'oscurità. Allora ci appare luminosa quella parte che dice lui, ma le montagne non sono tanto alte da poter ricevere il sole quando la terra è completamente scura e quando il cielo è completamente scuro. Una sì. Dice, se noi potessimo, diciamo, osservare la terra da lontano, quando è illuminata dal sole e noi stessimo all'oscuro, noi vedremmo la terra luminosa come e più della luna. E faccio, diciamo, rapidamente qui, aspettate un attimo. Allora, dice la luna osservata di giorno non è più luminosa di una nuvola, vedete, durante il giorno la luna non è particolarmente splendida, ma la notte è molto splendida. Ma soltanto una, è come l'esperimento che vi ho fatto del quadrato. Pensate che la luna è uno dei corpi più scuri dell'universo. La capacità, la brillantezza dei corpi che riflettono la luce, che non hanno luce propria, si misura dalla, termine astronomico, dalla... Vi ricordate la missione spaziale con l'Apollo, la missione Apollo? No, la missione con, due anni fa con la cometa. Quando abbiamo la cometa, quando la missione che ha fotografato la cometa, che non mi ricordo qual è. Questa è la cometa. La cometa è uno dei corpi più scuri, ancora più scuro della Luna, è nero, ma quando la vediamo illuminata dal sole e vedete appare come un corpo luminosissimo. Quindi dal punto di vista fisico i corpi possono essere scuri e apparirci luminosi e viceversa. Allora Galileo nelle sue opere, nelle lettere sulle macchie solari e nel dialogo dei massimi sistemi mette in evidenza non solo che la Luna ci appare brillante perché non è un corpo come un diamante o come uno specchio. Se fosse come un diamante e come uno specchio non ci apparirebbe brillante, il che è un po' un assurdo. Allora, ecco qui. Questo è un esperimento che ho fatto, diciamo, a Pisa,
un luogo dove Galileo stava. Questa è la torre del Conte Ugolino, probabilmente non era molto diversa all'epoca di Galileo. Ho preso uno specchio di mia figlia e l'ho appeso su un muro. Allora, vedete, normalmente lo specchio appare più scuro del muro. Se voi guardate le case, se ci sono delle finestre di vetro, vedete che normalmente sono più scure dei muri. Perché un corpo riflettente speculare appare luminoso solo quando c'è una triangolazione tra la fonte di luce e l'occhio, ma per il resto appare più scuro. Lo specchio scuro è l'esperimento bellissimo che Galileo fa nel Dialogo dei Massimi Sistemi. Allora, se la Luna fosse uno specchio piatto come quello, apparirebbe solo per un momento luminosissimo e poi non lo vedremo più. Nel Dialogo dei Massimi Sistemi c'è un personaggio che sostiene la cosmologia aristotelico-tolomaica e dice: ma no, la Luna non è un corpo non è uno specchio piatto, è uno specchio sferico, quindi noi la vediamo sempre. Al che Galileo risponde, dimostra con metodi matematici, che se la Luna fosse un corpo perfettamente speculare, è vero che vedremo i raggi della luce arriverebbero ai nostri occhi da sempre, ma sarebbero talmente piccoli che non la vedremo mai. Cioè, noi vediamo la luce, la Luna, non così luminosa, non perché è come uno specchio, ma proprio perché non è come uno specchio. Perché è come la Terra, è irregolare, ha la superficie irregolare come quella della Terra. Ma se fosse vero questo, allora anche la Terra dovrebbe riflettere la luce del Sole. Anche la Terra dovrebbe essere luminosa se guardata da lontano nella notte. Galileo sapeva che quando la missione Apollo andava sulla Luna, avrebbero visto la Terra luminosa. Lo sapeva già allora. Ma c'è un esperimento, anche questo in parte mentale, che lui fa. Allora, in una notte di cielo chiaro, quando non ci sono nuvole, quando la Luna è molto falce, se guardate bene, prima che venga la notte, prima che venga la notte, soprattutto un po' prima che venga la notte, vedrete che non soltanto vedrete la parte illuminata, ma vedrete un pochino anche la parte scura. Avete osservato, qualcuno di voi l'ha notato, che si vede anche un po' la parte scura della Luna. Pochissimo. Galileo dice che è illuminata da una luce cinerizia, come la luce della cenere, del fuoco spento. Appena appena si vede. Allora, usa anche altri termini per indicare questa luminosità della luce e dimostra, Galileo, che questa luce è dovuta alla riflessione della Terra verso la Luna. Perché quando la Luna è in questa situazione, quando la Luna è Luna nuova, non si vede, la Terra per i lunari è Terra piena. Quando la Luna è appena falce, la Terra è quasi piena. Essendo la Terra piena, essendo la Terra riflettente, secondo Galileo, come la Luna, e anche di più della Luna, perché è più grande tra le altre cose, illumina la parte scura della Luna e noi la vediamo. Quando in una notte di Luna piena noi possiamo camminare, vedere, e i lunari possono camminare, vedere anche loro. Questa è questo esperimento, questa riflessione, è
La dimostrazione è che le leggi della riflessione, la Terra non è diversa dalla Luna dal punto di vista della riflessione della luce, e che i corpi come la Luna non sono corpi perfetti. Riflettono la luce del Sole perché sono irregolari. Se fossero regolari non la rifletterebbero come la riflettono. Quindi anche da questo punto di vista fisico, dell'ottica fisica. Allora, quello che accade è che la riflessione della Terra e della Luna e di tutti i corpi, tranne gli specchi, i cristalli, è la riflessione più comune. Tutto quello che vediamo in questa stanza è dovuto a riflessione a una riflessione diversa da quella degli specchi. Perché, dunque, qualunque corpo, dice Galileo, è formato da tante piccole superfici orientate in tutte le varie direzioni dello spazio. Per cui, quando noi ci muoviamo, cambia il rapporto con la fonte di luce, però ci sono sempre un numero statisticamente significativo di superfici che sono verso di noi. Capito? E questa, cioè, la Terra riflette, i corpi non speculari riflettono secondo un meccanismo che è quello della riflessione diffusa. E proprio perché la riflessione avviene per queste piccole, fa molte immagini anche metaforiche di questa riflessione diffusa, proprio per questo, quando per esempio io guardo questo quadro, vedo che non cambia molto la luminosità, il muro non cambia molto la luminosità, ma se fosse uno specchio cambierebbe molto la luminosità a secondo del rapporto con la fonte di luce. Questa è una discussione sulla problema della riflessione dei corpi celesti, è un problema che viene dibattuto per millenni. Chi arriva vicino alla soluzione, forse uno di quelli che arriva vicino alla soluzione è Leonardo. Vedete, Leonardo rappresenta la luce nella parte scura della Luna e arriva quasi all'interpretazione precisa, come pure arriva vicino all'interpretazione precisa Mestlin, un astronomo tedesco che è il maestro di Keplero, ma solo Galileo arriva. Ma per esempio, tra le cose particolari controintuitive di Galileo, se uno vi chiedesse così improvvisamente cosa riflette di più la luce del sole, il mare o la terra, voi direste forse il mare, perché quando il sole, ma quello accade solo quando il sole è nella posizione, siccome l'acqua ha una riflessione simile a quella di uno specchio e solo in certi momenti appare luminoso, ma normalmente il mare appare più scuro della terra. Il mare visto dallo spazio appare scuro, la parte scura della terra. Galileo è talmente, diciamo, capace di analizzare l'immagine che nota che questa luminosità è maggiore quando la Luna è verso Oriente, cioè la stessa, abbiamo una falce di Luna verso Oriente, va bene? Gli sembra di vedere dalle sue osservazioni che la luminosità nella parte scura è maggiore quando la Luna ha la convessità verso Oriente rispetto a questa condizione qui. Non accade sempre, ma mi sembra di aver visto questo. E allora dimostra che questa cosa è dovuta al fatto che quando la Luna è verso Oriente, per ragioni astronomiche, la Luna è rivolta verso l'Oceano Atlantico. L'Oceano Atlantico riflette meno luce
delle steppe siberiane nella zona dell'Asia. Quando in questa condizione, quando questa condizione la Luna guarda l'Oceano Atlantico, quando in questa situazione la Luna guarda l'Asia, e l'Asia è più riflettente perché è più fatta di terre. Però dice: non sono sicuro di questa osservazione, e la ragione è che non è sempre così, perché dipende moltissimo dalle nuvole. Se ci sono le nuvole sono molto riflettenti, e quindi dipende dalla meteorologia. Addirittura a tal punto dipende dalla meteorologia che i fisici francesi Arago volevano sviluppare un sistema di meteorologia globale, guardando proprio, misurando la luminosità di quella parte. E vi dico che in modo straordinario un allievo di Galileo, Benedetto Castelli, osservando le diversità della parte scura della Luna, di questa parte qui, ha supposto che doveva esistere l'Australia, perché in una certa posizione la luminosità era maggiore quando questa parte guardava l'Oceano Pacifico in una certa posizione. Ha supposto l'esistenza di un continente. Guardate, chi sa guardare l'immagine, sa decifrare a che cosa arriva. Ora facciamo una piccola interruzione. Okay. Facciamo una piccola interruzione. Proprio perché noi non abbiamo tantissimi diversi tipi di pigmento, ne abbiamo solo tre, allora io posso avere una sensazione, per esempio la sensazione verde, la sensazione provocata da questo... da una luce di questa lunghezza d'onda, la posso avere sia con una luce di questa lunghezza d'onda, sia mescolando luci diverse in modo tale che stimolano nello stesso modo i fotorecettori. Cioè posso combinare varie luci, ci sono moltissime combinazioni che portano alla stessa stimolazione di questi fotorecettori. Non una sensazione di giallo la posso ottenere con una luce di una singola lunghezza d'onda, 570 per esempio, ma la posso avere combinando una luce di 500 più una luce di 600 in proporzioni adeguate. La sensazione è totalmente uguale, non c'è nessuna differenza. Si dice che questa è la metameria della visione dei colori. Allora, e se io prendo un soggetto e gli faccio vedere un colore, una luce, una singola lunghezza d'onda, e poi gli do le altre lunghezze d'onda e lui mescola in modo da avere due sensazioni uguali, poi chiedo un'altra persona, può darsi che quell'altra persona veda delle differenze. In genere c'è differenza uomo-donna, ci sono le persone che hanno una visione più acuta, più precisa dei colori, altri che l'hanno minore. Comunque il cane, i mammiferi, diciamo, cane, gatto, cerro, il maiale, i mammiferi vedrebbero sicuramente diverso, i colori li vedrebbero diversi, perché loro hanno una visione non tricromatica ma bicromatica. E un'ape, come si dice ape? No? L'insetto del miele. Per esempio, se noi abbiamo due fiori che ci sembrano uguali di colore, l'ape, siccome l'abeia in francese, siccome vede l'ultravioletto, può vedere differenze. Allora, questo significa che non esiste nella realtà l'amarillo, il rosso, il verde. Questi sono modi di reagire di un soggetto determinato a una realtà fisica, che è l'oscillazione della luce, le onde elettromagnetiche, ma sono modi che sono variabili. Nella realtà il giallo non esiste, il verde non esiste, ma esistono le ondulazioni elettromagnetiche, che
l'occhio sfrutta anche per la conoscenza del colore, che ci permette di conoscere meglio la realtà. Per esempio, questi due colori sono evoluti. Allora, nell'evoluzione della visione dei colori, si è persa quasi completamente la visione dei colori quando sono nati i mammiferi. I mammiferi sono sorti nella Terra, nella evoluzione, dopo la catastrofe che ha portato alla scomparsa dei dinosauri, in una condizione di difficoltà ambientale. Gli animali si sono sviluppati, animali piccoli che vivevano all'interno di caverne per la competizione biologica, e nelle caverne, non per motivi, diciamo, c'era poca luce, e quindi non era necessario, non avrebbe avuto nessun significato la visione dei colori, perché non c'è sufficiente luce per permettere la visione dei colori. Allora, diciamo, i primi mammiferi non avevano affatto visione dei colori. Poi, quando i mammiferi hanno sviluppato l'omeotermia, perché all'interno delle caverne faceva freddo, poi quando i primi mammiferi sono diventati più adatti a vivere, alla sopravvivenza, hanno cominciato a uscire dalle caverne, soprattutto nella notte ovviamente, a uscire anche relativamente in condizioni di luce. Comunque i mammiferi, diciamo, selvatici, soprattutto di notte, di sera, io che sto spesso nel bosco, i cinghiali, quegli animali lì, li posso vedere solo la sera, perché si nascondono. Solo gli uccelli sono animali diurni, perché non hanno competizione biologica forte da questo punto di vista. Però, allora, a un certo punto hanno cominciato a sviluppare una primordiale visione dei colori basata su due pigmenti, uno di questo tipo e uno in questa zona. Però, avendo solo due pigmenti, in particolare avendo un solo pigmento, i cani, i conigli, insomma i gatti, non potevano distinguere un oggetto rosso da un oggetto verde. In una certa fase dello sviluppo, soprattutto in Africa, le scimmie, si sono sviluppate le scimmie in cui, per una mutazione, questo pigmento si è diviso in due. E questo ha permesso alle scimmie di distinguere il verde dall'arancio, dal rosso. Questo è stato utilissimo dal punto di vista evolutivo, perché permetteva di riconoscere i frutti maturi, le arance, insomma le banane, dai frutti non maturi. Queste scimmie quindi hanno avuto un vantaggio evolutivo, quindi si sono sviluppate molto, e c'è stato un feedback positivo zoobotanico. Disperdendo con le feci i semi di queste piante, ne hanno aumentato la diffusione. Quindi le piante i cui frutti maturi diventavano amarillo oppure rossi. E noi siamo derivati di queste scimmie, va bene. Comunque, allora, la conclusione di tutto questo è che la visione dei colori fa capire la straordinaria capacità intuitiva di Galileo. Nel mondo non esistono gli attributi sensoriali, esistono energie, particelle, energie nel senso energie elettromagnetiche, vibrazioni meccaniche nel caso dei suoni, esistono particelle nel caso dell'olfatto, particelle nel caso del gusto, e altri tipi di energie o di particelle, o nel caso del... Ma, ed è ovvio che i sensi devono utilizzare una realtà fisica, perché ci sia una stimolazione biologica, ci vuole un'energia, diciamo, fisica, chimica, che la innesca. Però questo, e ovviamente si sfruttano
quelle energie, quegli attributi della realtà che sono più utili a convogliare l'informazione. In modo economico, per esempio, sarebbe abbastanza utile avere il senso dell'infrarosso. Noi non vediamo l'infrarosso. Certo, avremo dei vantaggi a vedere l'infrarosso. I serpenti vedono l'infrarosso. I serpenti ammazzano il topo perché anche di notte vedono il calore, l'infrarosso del... E così ci sono altri sensi, il senso elettrico, il senso elettrico sarebbe quasi inutile perché l'aria non conduce l'elettricità e quindi... Però se andassimo nell'acqua potremmo... Il pesce cane, oppure dei pesci, prendono i granchi sotto la sabbia perché percepiscono l'elettricità della... quando il granchio, quando gli animali nascosti sotto la sabbia si muovono, emettono campi elettrici e loro li percepiscono. Quindi, insomma, avrebbero la loro utilità. Solo che il fatto è che se noi, per esempio, avessimo la visione degli infrarossi, nell'occhio non ci possono stare un infinito numero di cellule. Se ci sono per gli infrarossi, ci saranno meno per gli altri lunghezze d'onda. E quindi bisogna scegliere, la natura seleziona quello che è più utile. Diciamo, tutto questo, comunque, va bene, passiamo a questo. Allora, il fatto che, le percezioni, le sensazioni, i colori, i suoni, gli odori, eccetera, non sono attributi della realtà, ma sono attributi soltanto dei sensi, è la base filosofica della fisiologia dei sensi moderna. Vi posso leggere un libro, questo è da Schwarzkandel, il capitolo sui sensi dello Schwarzkandel, che è un famoso testo di neuroscienze. I colori, i suoni, gli odori e i gusti, insomma le sensazioni gustative, sono creazioni mentali costruite dal cervello sulla base dell'esperienza sensoriale. Esse non esistono come tale fuori del cervello. Così ora possiamo rispondere al vecchio problema, al vecchio... quando cade un albero, un albero che cade fa un suono se nessuno è vicino per udirlo? Il suono, come noi lo conosciamo, si verifica solo quando onde di pressione dall'albero che cade sono percepite dal cervello di un essere vivente. Non c'è... Quando cade un ramo in una foresta e non c'è nessuno a udirlo, non c'è suono, ci sono vibrazioni. Oppure uno grande studioso psicofisiologo inglese, noi dobbiamo renderci conto chiaramente che senza la vita non ci sarebbe brillantezza né colore. Prima che la vita venisse, specialmente le altre forme di vita, tutto era invisibile e silente, sebbene il sole brillasse e le montagne cadessero. Quindi, prima di... ma già questo per esempio, Johannes Müller, il maestro di von Helmholtz, io conosco poco il tedesco, ma insomma, senza un orecchio vivente, senza un occhio vivente nel mondo non ci sarebbe luminosità, colore, non ci sarebbe scuro, non ci sarebbe, ma ci sarebbe solo l'oscillazione di una materia imponderabile, ora questo non mi ricordo, Das Licht, ora non mi ricordo più da tempo, ma la stessa cosa le diceva Kant. Kant diceva che senza un uomo, una donna che assaggiano il vino, non esiste il sapore del vino. Quindi sono... queste cose le diceva ancora più chiaramente Galileo, per lo che io vado pensando che questi sapori, odori, colori, eccetera, per la parte del soggetto nel quale par che risiedono, cioè nella parte dell'oggetto
materiali non siano altro che puri nomi, ma tengono solamente la loro residenza nel corpo sensitivo. Corpo sensitivo qui vuol dire soggetto che sente, e sicché rimosso l'animale siano levate, annichilate tutte queste qualità. Allora, un piccolo ultimo sforzo, ora qualcuno che legge bene lo spagnolo deve aiutarmi. Questa pagina è molto brutta, ma questo è uno dei libri più belli che ho scritto, che amo molto, ed è basato su una fiaba scritta da Galileo. Galileo ha scritto una fabula, che è un apologo della scienza, della ricerca. Nell'italiano è bellissimo, ho trovato una traduzione spagnola, vi chiedo di leggerla. Allora, vi dico che è qualcosa anche bello, ma anche alla fine leggermente inquietante. È un apologo, una metafora della ricerca. Per Galileo dice che la ricerca è un cammino che si biforca continuamente, che uno percorre e deve sempre andare avanti, non sa se arriverà sempre a conoscere, a comprendere, però è un cammino importante, che l'uomo deve essere disposto a percorrere, che lo studioso deve essere disposto. Perché se lo studioso rimane chiuso nella sua torre d'avorio, non arriverà mai a conoscere il mondo, ma lo dice in modo poetico. Allora, chi di voi ve legge? Con voce forte? Ecco qui. Allora, per favore, leggete. Nació ese tiempo en un lugar muy solitario. Sí, leggete forte così sento anch'io. Allora, no, uno solo, Allora, chi legge? Chi legge? Nació ese tiempo en un lugar muy solitario, un hombre dotado por la naturaleza de un ingenio muy perspicaz y de una extraordinaria curiosidad, quien para su divertimento creaba diferentes pájaros, pues gustaba mucho de sus cantos, y maravillado observaba con qué bello artificio, con el mismo aire que respiraban, arbitrio suyo formaban cantos diversos y todos ellos dulcísimos. Sucedió que una noche oyó cerca un sonido delicado, creyendo que se trataba de un pajarillo. Corrió a atraparlo. Ya en la calle se encontró con un pastor que soplaba un objeto de madera que tenía agujeros, al mismo tiempo que movía sus dedos sobre la madera, a veces cerrando, otras dejando abiertos los agujeros, por lo cual daba lugar a distintos sonidos, parecidos a los que produce un pájaro, pero de forma muy diferente. Estupefacto y movido por su natural curiosidad, dio al pastor un ternero a cambio del aplauso. Pensó que, si no se hubiera topado con él, nunca hubiera sabido que en la naturaleza había otras maneras de elaborar voces y cantos del caos, por lo que decidió alejarse de su casa para poder encontrar más cosas desconocidas. Al día siguiente, al pasar cerca de una choza, oyó un sonido para ver si se trataba de una flauta o de un mirlo. Entró y encontró un muchacho con un arco en su mano derecha, con el cual rasgaba unas cuerdas tensas que estaban sobre un instrumento cóncavo que sostenía con su otra mano, moviendo los dedos sobre él, dando lugar a sonidos diversos y muy suaves. Comenzó a creer en la posibilidad de que en la naturaleza existieran aún otras maneras de crear sonidos. Siguió su camino y, entrando a una iglesia, quedó maravillado. Miró detrás de la puerta para ver quién había llamado. Se dio cuenta que el sonido provenía de los goznes y bisagras cuando la puerta era abierta. Otra vez, llevado por su insaciable curiosidad, entró a una hostería, esperando encontrarse con alguien con un arco tocando ligeramente las cuerdas de un violín. Vedete che
il nuovo oggetto, il nuovo strumento, viene descritto all'inizio nel suo meccanismo e poi però compare il suono, il nome dopo. Prima è un arco che, e poi violino. Prima soffia e la flauta. Sì, va bene. Sin embargo, lo que halló fue un hombre que frotaba con la yema de un dedo el borde de un vaso, dando origen a un sonido muy suave. Días más tarde, observó que las avispas, mosquitos y las moscas, al contrario de los pájaros, que al respirar formaban sonidos interrumpidos, producían un sonido perpetuo con el velocísimo batir de sus alas. Una vez que salió de su estupor, creyó que estaba cerca de saber cómo se generaba el sonido. A pesar de todas las experiencias vividas, estas no eran suficientes para hacerle comprender cómo los grillos que no volaban pudiesen con el batir de las alas producir una especie de silbido tan dulce y sonoro. Pero cuando imaginó que ya no era posible que existiesen otros modos de formar sonidos, observó que habían órganos, trompetas, pianos, instrumentos de cuerda, incluso una lengüeta de hierro que suspendía entre los dientes se valía de la cavidad bucal como un cuerpo de resonancia y del aliento como vehículo del sonido. El instrumento que se usa la boca. Cuando suponía haber visto y vivido ya todo, se encontró más ignorante y estupefacto que nunca. A su mano se subió una cigarra, a la que ni tapándole la boca ni cerrándole las alas podía hacer disminuir su estruendo. Al ver que el insecto no movía nada de su cuerpo, le levantó parte del tórax y vio unos cartílagos duros, pero sutiles. Creyendo que era el sonido procedía de mover esos cartílagos, decidió romperlos para callarlo, pero todo fue en vano. Con ayuda de una aguja traspasó la cigarra y entonces ya no pudo saber de dónde procedía el canto. Al final, desconfió tanto de su saber que si le preguntaban cómo se generaban los sonidos, respondía que conocía algunos medios, pero que estaba seguro que la existencia de, al menos, otros 100 modos desconocidos para él. Para él. Que estaba seguro de la existencia de, al menos, 100 modos. Allora, era sicuro dell'esistenza di altri modi di produrre. Allora, prima di tutto c'è un aspetto socratico. Più si conosce, più si sa di non conoscere. E questo è un aspetto è costante in Galileo. Poi l'idea che la realtà è superiore alla nostra immaginazione. Galileo dice continuamente che noi non possiamo, con le nostre strutture mentali, inquadrare la realtà supera sempre la nostra immaginazione, è sempre, la scoperta scientifica è sempre qualcosa che di inaspettato. Poi qui vedete, se uno legge, rilegge questo, vede passare da una fase fortemente estetica, il suono della cicala, della cigarra, non è un suono bello, è un suono che diventa non più armonioso, perché è vero che la ricerca può essere mossa da uno stimolo estetico, però poi la ricerca è una realtà ancora più dell'estetica, è una realtà più umana, più forte, e come le realtà forti, importanti, può anche finire nel fallimento. Ma il fallimento è una parte, cioè la ricerca non può esistere. Se si fosse sicuri di conoscere, allora sarebbe... sicuro che, diciamo, in qualche modo la conoscenza è già in noi dall'inizio, ma la conoscenza è qualcosa che dobbiamo conquistare e dobbiamo accettare di
Allora, credo che siamo abbastanza stanchi e può darsi che avete domande. Io, se avete domande, sono molto contento di rispondere, ma anche di, se ponete dei problemi che vi interessano, che io posso rispondere qualcosa, rispondo volentieri, discuto con voi, mi dite. Però finisco con un brano, un passaggio che è l'elogio, diciamo, dell'occhio di Galileo. Faccio presente che Galileo non aveva una buona vista, aveva problemi visivi, quindi il fatto che vedeva meglio degli altri non era dovuto al fatto. Lui aveva uno dei due occhi, non ci vedeva quasi affatto. E quando negli ultimi anni della sua vita diventa praticamente cieco, e il momento in cui scrive quella osservazione sul crepuscolo, no? Era cieco quasi. Quindi questo mostra ancora di più che non è il vedere, diciamo, con gli occhi che ci fa capire la realtà. Allora, questo elogio di Galileo è stato scritto da Benedetto Castelli, che era un monaco benedettino ed era il suo allievo più amato. Era che lo va a trovare quando Galileo era malato, non ci vedeva già più, quando era praticamente nel carcere, era stato costretto dopo la condanna dell'Inquisizione a rimanere nella sua casa ad Arcetri, sopra Firenze, non poteva uscire. Allora, Castelli è interessato alla visione, c'è un fenomeno visivo che Castelli è il primo, diciamo, a comprendere, ancora più di Galileo, ne possiamo poi parlare. E Castelli è quello studioso che suppone, immagina l'esistenza dell'Australia dall'osservare la luce scintillante della Luna. In una particolare situazione trova che è maggiore di quanto dovrebbe essere e suppone che ci sia una Terra nel sud del Pacifico. Comunque, lui scrive un discorso sulla visione, lo scrive nel 1639, viene pubblicato più tardi, e a un certo punto considera cecità, la mancanza della visione. E questo è un italiano, un magnifico italiano barocco, quindi ve lo spiegherò, però dice che soffre a pensare alla cecità. Come dite cecità? Mancanza della visione, perdita della visione. Seghiera. Ha sofferenza a pensare a questa, la seghiera, perché ha colpito Galileo. E ha colpito quell'occhio che è l'occhio che ha più visto di tutti gli occhi del mondo. E di questa infermità non posso trattare né discorrere se non con sentimento di acerbissimo dolore. Cioè, ho un grande dolore a parlare della cecità. Avendo ella percorso, colpito ai giorni nostri il più nobile occhio che abbia mai fabbricato la natura. Io dico l'occhio del signor Galileo Galilei, primo filosofo del serenissimo Granduca di Toscana, occhio tanto privilegiato e di tante altre prerogative dotato, che si può dire, e con verità, che egli abbia visto più egli solo che tutti gli occhi insieme degli uomini passati e abbia aperto quelli dei futuri, essendo toccato in gran sorte a lui solo fare tutti gli scoprimenti celesti, ammirando i secoli futuri nella Via Lattea, nelle stelle nebulose, nei pianeti Medice, in Saturno, in Giove, in Marte, in Venere, nella Luna e nel Sole stesso. E però, questo è un antico italiano, vuol dire a causa di questo, e perciò è degno d'essere eternamente conservato come una preziosa gemma, e tanto più quando che egli è stato ministro di quel suo meraviglioso intelletto, eccitando a filosofare così altamente le cose, onde egli ha trapassato tutti gli ingegni umani, i quali fin qui si sono intrigati a penetrare i più reconditi segreti della natura,
perdita veramente perniziosissima e deploranda, con lacrime universali di tutti gli occhi umani e in particolare dei legittimi investigatori della verità. Questo elogio dell'occhio di Galileo, non so se l'avete seguito, insomma, è veramente bello, è veramente una scrittura barocca, una singola frase molto bella, che io penso di concludere qui. Se non avete particolari, potrei dire altre cose, ma spero che vi facciate domande, discutiamo insieme. Posso, ci sono altre cose che vi dovrei dire, di cose importanti di Galileo. Se, avete qualche domanda? Qualche pregunta? Siete troppo stanchi, cansati, cansato? Non avete domande? Sì? Parla piano, lentamente. Una, cuando mencionas lo del color, que, o sea, lo dices, el color no existe, es una sí. mera creazione, non è illusione, creazione, non esiste oggettivamente, esiste nel nostro cervello. O sea que, o sea, mi pregunta enfocada en una analogía que uno tiene, que uno entiende que el fenómeno del color es porque una partícula choca sobre una superficie y rebota, y pues obviamente uno lo ve con el órgano sensitivo, sí. Y pues uno traduce, o sea, uno lo ve de color, digamos, por ejemplo, la pared, bueno, la silla verde, sí. Pero es de todos los colores menos verde, porque se supone que es el verde es el que se está absorbiendo, digamos, la superficie. Sí. Allora, mi dispiace. Aspettate un attimo. Aspettate un attimo, vediamo se riusciamo a fare questo esperimento. Allora, aspettate un attimo. Allora, ascoltate un attimo, eh. Aspettate un attimo. Allora. No, è al contrario. Ascoltate un attimo. Allora, per il colore. La silla absorbe il verde e refleja a los demás. Allora. Allora, un attimo, eh. Un attimo. È di tutti i colori, meno verde. Un attimo. Un attimo solo. Aspettate. Allora, aspettate. La visione dei colori è qualcosa di molto particolare, e assolutamente non c'è nessuna relazione univoca tra onde elettromagnetiche e colori. Noi possiamo vedere colori completamente diversi con esattamente le stesse onde elettromagnetiche. Allora, se in un giorno di chiaro, soprattutto all'occaso, vi trovate in un luogo dove c'è una superficie chiara, va bene? Allora, se avete l'ombra, soprattutto in un oggetto sottile, vedrete che, se il giorno deve essere chiaro, vedrete che l'ombra dell'oggetto diventa appare azzurra.